da match point per Tania Cagnotto e Francesca Dall'Ape. Il loro ultimo tuffo, hanno 15 punti e mezzo, per la precisione 15-51 di vantaggio sulle seconde, che sono le britanniche. In questo momento sulla parte bassa del trampolino stanno avvicinandosi alla punta del trampolino, daranno le spalle alla vasca, cosa che fanno in questo momento per eseguire il doppio salto mortale e mezzo. Ritornato carpiato, concentrazione con Tania che chiama il tuffo con di consuetudine, un po' di concentrazione in più rispetto ai precedenti, e il tuffo decisivo è un tuffo a loro congeniale, ma in questo momento c'è la possibilità di sapere se andranno a vittoria. Il tuffo ci sembra perfetto, c'è davanti a noi anche Oscar Bertoni che è in postazione televisiva, che è uno dei tecnici della Cagnotto insieme al papà, che ha esultato per questo tuffo nonostante non sia stato il loro migliore, però la media è oltre 8, sono in testa 327 e 81, il successo non dovrebbe sfuggire. Sta ancora esultando il nostro Oscar, che ripete uno dei due tecnici insieme al papà Giorgio Cagnotto, per il tuffo di Cagnotto Dall'Ape, Cagnotto figlia, con Francesca Dall'Ape. Facce sorridenti le vediamo da qua su dalla nostra postazione di Tania Cagnotto e Francesca Dall'Ape, che hanno ricevuto anche l'abbraccio di Giorgio Cagnotto. Noi personalmente abbandoniamo la postazione per andare in zona mista e seguire la fine di questa finale che potrebbe diventare storica, soprattutto per sentire cosa dirà Tania Cagnotto, mentre noi invece dalla postazione centrale continueremo a seguire la gara per ufficializzare il 20° oro della carriera di Tania Cagnotto, che si conclude per quanto riguarda il livello europeo. Qui poi ci sarà l'Olimpiade, naturalmente senza dimenticare quello che fa, quanto sia decisiva anche Francesca Dall'Ape in questi tuffi sincronizzati. Abbiamo avuto più volte modo di sottolineare come sia importante la struttura fisica simile, oltre che l'intesa fra Francesca e Tania. Attendo a questo punto però istruzioni dallo studio se continuare a seguire la gara. Adesso c'è anche un altro tuffo importante, quello delle britanniche, o se tornare su qualche altro campo e poi ufficializzare questa medaglia d'oro che non dovrebbe assolutamente sfuggire alle nostre rappresentanti. Allora Carlo, seguiamo questo tuffo e poi torniamo sul centrale del Foro Italico con Emilio Mancuso, vai. Eh sì, perché questo tuffo è importante in quanto insieme alle russe le britanniche stanno contendendo la medaglia d'oro a Tania e a Francesca. È stato un buon tuffo, ma non tale da recuperare tutto il vantaggio che avevano Cagnotto e Dall'Ape. In effetti il recupero c'è, ma non abbastanza, rimangono 8 punti di vantaggio, prima erano circa 15 e mezzo, e dunque Cagnotto e Dall'Ape sicuramente sono davanti alle britanniche, non dovrebbero avere difficoltà a rimanere davanti alle russe. A questo punto, Francesco, poiché le russe saranno le prossime a tuffarsi, io direi di seguire anche Bazina e Ilinink, erano le terze prima dell'ultima serie di tuffi. Come avete ascoltato, il vantaggio si è ridotto rispetto alle britanniche. Vediamo cosa andrà ad accadere dopo il tuffo, un doppio salto mortale e mezzo con un avvitamento in avanti. Con la sincronizzazione assolutamente non ci siamo, l'esecuzione è buona per quanto riguarda sia la Bazina che per quanto riguarda la Inic. Tra poco avremo il punteggio ed il piazzamento, ci sono anche appunto per quanto riguarda la sincronizzazione dei voti al di sotto del 7 e mezzo, quindi il 7, non riescono assolutamente ad incalzare le nostre. Sono terze le russe, Cagnotto e Dall'Ape nettamente in testa, praticamente la medaglia d'oro è loro, potremo darvi in maniera ufficiale fra circa 3 minuti, ma non può assolutamente sfuggire l'ennesimo titolo europeo a Tania Cagnotto e Francesca Dall'Ape, e ricordo che questa è gara olimpica. A te la linea. Siamo al penultimo tuffo, non ci riguarda particolarmente perché le finlandesi sono 8 su 8 coppie in gara. Seguiamo le tedesche, che però sono state competitive soltanto nella fase iniziale di questa finale, poi hanno sbagliato qualcosa, il loro tuffo
però concluderà questa gara e quindi di qui a tra poco potremo dirvi, e pensiamo di potervelo assolutamente dire, che Tania Cagnotto e Francesca Dallapè si sono imposte nei sincronizzati dal trampolino di 3 metri. C'è soltanto, come dire, dovrebbe essere un tuffo eccezionale quello di Punzel e Subcinski, ma anche forse con una media 10, adesso non ho la calcolatrice sotto mano, erano precedentemente seste le due tedesche, non dovrebbero assolutamente raggiungere Cagnotto e Dallapè. Al secondo posto ci sono le britanniche Blegg e Gallantry, al terzo le russe Bazina e Ilinik. Dovrebbe essere questo il podio, ma soltanto potremo ufficializzarlo soltanto dopo che saranno scese in vasca, dopo che sarà stata ultimata la prestazione di Punzel Subcinski, un tuffo buono ma non assolutamente tale da poter fare una rimonta incredibile. Certo un tuffo da 10, ci sono degli 8, anche degli 8 e mezzo, ma anche dei 7. Possiamo dire adesso che Cagnotto e Dallapè con 327,81 punti hanno conquistato il titolo europeo nel trampolino sincronizzato da 3 metri. Risuonerà dunque nuovamente l'inno di Mameli qui all'Aquatic Center, che fu un impianto sfortunato all'Olimpiade per Tania Cagnotto ma anche per Francesca Dallapè, perché anche in coppia arrivarono al quarto posto, così come nella gara individuale Cagnotto sta arrivando per il GR, 20 centesimi di punto. Carlo, sta arrivando il GR, ci risentiamo più tardi per i commenti. Perfetto, ora benissimo. C'è il GR1, oro, poi la linea Domenica Sport più tardi.